Ciao ragazzi, oggi parleremo della linea di scarico che è una parte molto affascinante e molto importante nell'elaborazione della nostra auto. Vorrei spendere qualche istante per definire i vari componenti della linea di scarico. Partendo dal motore, abbiamo subito il collettore di aspirazione che è collegato appunto al motore. E cos'è il collettore di aspirazione? In pratica è quella parte dove i gas arrivano. Quindi hanno appena partecipato alla combustione ed entrano nella linea di scarico per mezzo del collettore. Ci sono sul mercato dei collettori diversi, sportivi, con una forma diversa, con una finitura interna migliore e c'è anche la possibilità di bendarli per migliorare l'isolamento termico. E in questo modo si può intervenire sulla prima parte dello scarico. Dovete immaginare che il collettore si trova al piano 1, piano rialzato, perché è attaccato al motore. Tutta l'altra parte di scarico invece si trova al piano 0, ovvero sotto l'auto e poi esce dal paraurti. Il collegamento tra il piano 1 collettore e il piano 0 linea di scarico avviene tramite il downpipe, che è la seconda parte della linea di scarico, il secondo componente che si incontra partendo dal motore. E downpipe significa appunto tubo che va giù. Quindi è un tubo che scende al quale sono collegati la turbina in caso di autoturbo, il filtro antiparticolato e il catalizzatore. Chiaramente il filtro antiparticolato sulle auto che lo portano. Si può intervenire su questo aspetto, su questo componente, andando a prendere dei downpipe liberi o magari solo con il catalizzatore per migliorare chiaramente la possibilità di gas di scarico di uscire con meno ostacoli possibili. Collegato al downpipe c'è il centrale. Il centrale praticamente si chiama così perché si trova sotto la parte centrale dell'auto e può essere a sua volta suddiviso, in alcuni casi, non sempre, in flessibile, centrale anteriore, centrale posteriore. Però, insomma, è la porzione centrale. Può contenere anche questo, o non contenere, un silenziatore, un catalizzatore, un filtro antiparticolato. Dopo questo c'è il terminale, che è praticamente quello che noi vediamo. I terminalini estetici cromati del terminale sono l'unica parte che noi poi effettivamente possiamo osservare. E anche il terminale chiaramente può essere sostituito con uno più sportivo, con un silenziatore sportivo o addirittura totalmente libero. Faremo dei video specifici per ognuno di questi componenti, quindi mi raccomando continuate a seguirci. Siamo su YouTube, su Instagram e su Facebook. Mi raccomando perché abbiamo tante novità in arrivo, e a partire dagli scarichi, ma insomma, continuate a seguirci, fidatevi di me. Ciao ciao.